pomeriggio dall'Artemio Franchi di Siena, dove Siena e Catania quest'oggi si giocano una bella fetta di futuro. Siena, stagione disastrosa, Malesani terzo tecnico in panchina dopo Giampaolo, dopo Baroni. Viaggianti, ruba palla, riesce ad andare via, c'è libero Morimoto, servito, palla sul sinistro per Morimoto, il tiro, Curci si oppone con il piede. Parte il cross di Mascara, palla morbida dentro, sbuca per un attimo Spolli, riesce a rubare il tempo al difensore ma alza troppo la mira. Parte Mascara, il cross in area, sbuca Martinez e c'è il gol del Catania, il vantaggio 1-0 al 14° minuto. Era nell'aria, Lucio, era nell'aria, perché il Catania ha guadagnato metri, è partito e ti devo dire, questo è sicuramente uno schema preparato in allenamento. Viene incontro Mascara, si fa vedere, preferisce il 1-2 con Martinez che restituisce palla, ancora Ledesma, morbido dentro a cercare Curci che era leggermente avanzato e fuori posizione, ha un buon recupero. Parte il cross di Fini, calcio di punizione, c'è stata una bella conclusione che il Siena avrebbe potuto sfruttare meglio con Brandão che si è precipitato in area. Sulla posizione interna di Del Grosso, Maccherone va sull'esterno per il cross dal fondo, palla deviata, la mette giù, Paolucci, un rimpallo in area verso Calaiò, la va giù Calaiò, ancora lui, Calaiò, il pareggio del Siena. Sì, effettivamente c'è stata grande confusione, serie di rimpalli, qualche rinvio, qualche liscio di troppo. Scambiano Bellucci e Morimoto, il cross di Bellucci, palla in area, la deviazione, che gol ancora di Martinez che viene sul primo palo a girare di testa, Catania in vantaggio. Che bel gol, che d'altro canto non mi meraviglia perché tanti non lo sanno, ma questo è fortissimo nel gioco di testa, fortissimo nel gioco aereo. Parabola che va a cercare proprio l'inserimento di testa, 2-2, 2-2. Maccherone filtra in mezzo a due, va sul fondo, Maccherone, palla in mezzo, attenzione, il Siena con Paolucci trova il gol del 3-2 ed esplode lo stadio Franchi. Clamoroso addirittura, veramente clamoroso anche non qui. Non l'hanno curato. Arriva Bellucci, velocissimo a destra, Morimoto, se solo si girasse lo vedrebbe, invece apre su Ricchiuti, lo slalom di Ricchiuti, Curci si oppone, tutto il Catania in area, parte il pallone, la deviazione, arriva Bellucci, la conclusione in destra, già fischiato dietro di gara, Siena che vince 3-2 e porta a casa tre punti pesantissimi. Ci tenevamo a fare risultato e a non perdere per l'ennesima volta con un gol ingenuo. Poi sono stati bravi Calaiò e Paolucci a entrare con la mentalità giusta di quelli che di gruppo, perché sono entrati, anche se erano in panchina, sono entrati con un grande spirito e voglia di vincere.